La logica della guerra va trasformata in logica della pace, se ne parla da anni, purtroppo non è così, in queste ore il mondo ha paura. Monsignore Emidio Cipollone. Sì, se ne parla da anni, Benedetto XV definì la prima guerra mondiale inutile strage, ma abbiamo avuto la seconda guerra mondiale e tantissime guerre sparse per il mondo, una delle quali nella nostra Europa e precisamente nell'Ucraina. È un problema serio la guerra, è un problema serio perché poi è collegata ad altri problemi seri, le armi, il commercio delle armi, il Papa ultimamente sta facendo continuo riferimento ad esso. In un qualche modo dobbiamo ripercorrere i sentieri che ci invitava a percorrere il profeta Isaia 700 anni prima di Gesù, trasformare in aratri le armi, trasformare in falci le spade. Ecco, i carri armati, le bombe, per quanto intelligenti esse siano, che sono sempre portatrici di morte e di distruzioni, siano trasformati in qualcosa di più utile, in qualcosa che possa servire per il progresso dell'uomo e anche per la pace dell'universo intero. Il Papa ha invitato anche a fare una giornata di digiuno per la pace, mercoledì 2 marzo, che è l'inizio della Quaresima, mercoledì delle ceneri. La CEI, attraverso i vescovi riuniti a Firenze con tutti i vescovi del Mediterraneo, hanno invitato proprio ulteriormente a questa opera di pace. Noi per l'Ucraina faremo una colletta durante il tempo di Quaresima, tempo in cui ci daremo da fare anche attraverso il braccio operativo della diocesi che è la Caritas per le povertà antiche e nuove che sono presenti sul nostro territorio. Lei ha presentato tante iniziative, tra cui la Caritas che riparte sia a Lanciano che a Ortona, tante iniziative che hanno come filo conduttore l'ascolto delle persone. Sì, è nel DNA della Caritas, non semplicemente dare del cibo, pagare una bolletta, aiutare per un affitto, quanto piuttosto ridare la dignità alle persone. E la dignità delle persone nasce dall'ascolto delle persone, da non vederle trasparenti, da non renderle invisibili. Ascoltando la persona si ridà ad essa identità, si ridà ad essa valore di uomo, di donna, di figlio di Dio, e partendo dall'ascolto si possono capire meglio i bisogni e le necessità e aiutarli a sviluppare tutto quello che è necessario per la loro persona e per risolvere i loro problemi e bisogni. Ci sarà una coppia a gestire sì, la nuova Caritas? Una volta la Caritas è affidata a una coppia, Carmen e Fernando Di Cicco.